Abbiamo finito ora la riunione al comune per fare il punto ulteriore sull'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio Conte, di questa notte. Il comune lavora H24 per garantire al meglio la salute dei nostri concittadini. Un appello penso sia utile in questo momento. Ognuno deve avere atteggiamenti responsabili, attenti, per garantire la propria salute e quella degli altri. Senza panico, perché non ci sono motivi per entrare nel panico in questo momento. Chi in queste ore, in maniera assolutamente irresponsabile, dalle aree rosse del nord è sceso in autobus o in macchina o in treno o in aereo verso sud, si metta in auto quarantena e contatti le ASL o i medici. È un atteggiamento di responsabilità verso le terre nelle quali siete tornati e verso i vostri familiari e i vostri amici. Credo che sia importante in questo momento essere tutti quanti uniti in un atteggiamento non di egoismo, ma di solidarietà e di fratellanza, perché il lavoro che si sta facendo qui è enorme e non è giusto che venga buttato all'aria perché ieri è stata gestita male una situazione sicuramente eccezionale, ma con le varie fughe di notizie e con l'assenza dei controlli che dovevano garantire che non ci fosse quel tipo di esodo, noi abbiamo, come dire, il diritto in questo momento e il dovere di chiedere a ognuno di essere responsabile anche per gli altri e anche per le terre in cui stiamo operando tra mille difficoltà.